Voglio immaginare Fatima prima che tutto accadesse. Il giorno in cui tre bambini attraversavano un bosco come questo. Senza saperlo, stavano per incontrare il mistero. Lei apparve così, all'improvviso, dietro un cespuglio di lecci. Una figura di luce chiara, vestita di neve. Era il 1917. Il mondo era in guerra e lei scelse tre piccoli pastori per dire al mondo di cambiare. Ascoltare gli altri, ascoltarsi, senza condanne, amare. Ho sempre pensato che fosse questo quello che Maria, madre di Gesù, voleva dirci. Il vero segreto di Fatima è l'invito a guardare il mondo con gli occhi di un bambino. Eminenza, c'è un messaggio per lei. Prima di ripartire per Venezia, dovremo fermarci non lontano da qui. C'è una persona che ha chiesto di incontrarla. Incontrare me? E dove? A Coimbra, nel convento di clausura. Suor Lucia? Sì, lei. Ha chiesto personalmente di parlarle. Ma come ha saputo che ero qui? Ma ci pensa, l'unica dei pastorelli di Fatima ancora viva e vuole incontrarla. Qualcosa non va? Non capisco. Cosa non capisci? Perché proprio io? Ma come, lei ha fatto così tanto per la Chiesa? Evidentemente la sua fama deve essere arrivata anche qui in Portogallo. Madre. Eminenza, come cardinale non aveva bisogno del mio permesso per entrare nella clausura. Sono solo un ospite. Vedrai, non ci vorrà molto tempo. Questione di 10 minuti. Santo Padre. Santo Padre. Perché mi chiama così? Io dico quello che vedo. I suoi occhi si ingannano. Io vedo un vescovo vestito di bianco che guida la Chiesa di Roma. Non sono io. Non sono io. Io sono Albino Luciani, il patriarca di Venezia. È mio dovere aiutarla. Aiutarmi? A sopportare questa croce. Perché sarà una croce. Lei è un cardinale di Santa Romana Chiesa. Come è arrivato a essere quello che è? È successo. Ma io non volevo. Non è vero. Lei lo ha sempre saputo. Fin dal principio. Maria! Eccomi. Maria, presto, ci siamo. Prendi l'acqua calda. Sbrigati. Fate presto. Ecco, via, via. Tranquilla, tranquilla, tesoro, tranquilla. Adesso lo facciamo nascere. Respira, respira, sta quieta. Spingi, spingi. Così bene.
Brava! Brava! Guarda che bel puteo! Eh sì, proprio bello! Brava Bortola! Sei un angioletto! Ecco, bambino! Oh, signore! Non lo so! Oh mio Dio! Non capisco! Niente! Che succede? Come sta? Che cosa? Dimmelo! Non respira bene! Come non respira? Sta male! Non riprende! Se continua così non passa la notte! No! Deve vivere! Dov'è il marito? In fabbrica, a Zurigo, non l'hanno lasciato venire! Maria, ti prego, se deve morire, battezzalo. Come vuoi chiamarlo? Albino. Ehi, mai sentito un bambino moribondo strillare così tanto? Me lo ha salvato il Signore. Non sarebbe il caso di mettergli un nome più semplice, che so, Giovanni? C'è già mio marito, Giovanni. Matteo, allora, come tuo padre? Albino va benissimo. Mio marito ci tiene tanto. È il nome di un compagno di lavoro che è morto in fabbrica, davanti ai suoi occhi. Ah, Albino, allora. Albino. Ego te battizzo in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Il Signore vegliava su di lei. E quante altre volte l'ha salvata? Più di quante lo meritassi. E non se lo è mai chiesto il perché. Berto, la preghierina per Papa Sarto, l'hai detta? Che proprio un Papa Sarto che è morto? Perché mi ha promesso che da lassù ci protegge tutti. Quando te l'ha promesso? Quando siamo andati a trovarlo con la parrocchia a Venezia. Ma che Papa vive a Venezia? A Venezia faceva il patriarca. Dopo è andato a Roma a fare il Papa. Oh, mangi. Amore, ma tu hai la febbre? Albino. Albino! Aiuto! Dottore, aprite, mio figlio sta male! Dottore! Bortola, che succede? Cerca il dottore, dov'è? Perché non risponde? Mi dispiace, Bortola, sono passati due ufficiali, l'hanno portato su al fronte. Ci sono tanti feriti. Al fronte? E come faccio adesso? Sta sempre peggio. Mio marito è in Svizzera, di dottori non ce n'è. Come faccio? Preghiamo, Bortola. Preghiamo. Ci sono soldati feriti? No, ma lei è un medico. Sì. La prego, entri, mio figlio sta male. Dottore, ce la farà? Questa è la medicina. 3 volte al giorno per almeno una settimana. Grazie. Dopo una settimana stavo di nuovo bene. Mia madre non lo rivide più, quell'ufficiale. Mi faceva pregare per lui. Chissà se è vivo, diceva. Chissà se è vivo. Era buono. E i buoni se ne vanno per primi. Che voleva fare allora nella vita? Quello che facevano tutti su in montagna, lavorare la terra, un mestiere d'artigiano, oppure emigrare come mio padre. E invece poi... Zane, vieni qui, che sei una pallottola di mitragliatrice! Guardate laggiù, che c'è un elmetto! Da sta parte!
teme! Alfino! 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 Dove siete? Ti prego, aiutami! Grazie, grazie Gesù. Albino! 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 Albino, dove sei? Albino! 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 Mamma! Mamma! Albino, dov'eri? Mamma, te devo parlare. Sei tutto sporco, che è successo? Sto bene. Guardati. Devo dirti una roba importante che è successa. Non posso decidere io. Devi dirglielo tu. Ma lui sta sempre via. Vedi che quando serve c'è. Puoi dirglielo tu. No, tocca a te. E lassù la vita è dura, figlioli. Papà fatica. Fatica tanto e la paga non basta mai. Allora vuol dire che non ci hai portato niente. Ci sono tanti problemi, Antonia mia. Tanti. Ma non mi sono dimenticato di voi. Ecco qui. Per Antonia. Grazie. Questo è per Berto. Un po' di cioccolata. E questo è per te, Albino. Prendi. Ho portato anche i fumetti. Ma cosa c'è? Non lo scarti? Io voglio fare il prete. Perché? Mi ha chiamato Gesù. E come ti ha chiamato? Così, senza dire niente. Boh, io invece una cosa la dico. La mia risposta è no. Guarda che ti ho visto. Vieni fuori. Io pensavo che tu diventavi un bravo falegname come tuo nonno Zane. Non mi piace fare il falegname. E allora vieni con me all'estero, ti insegno a fare l'operaio. Mi è sempre piaciuto fare il tuo lavoro. Allora io domenica riparto, ti porto con me, d'accordo?
Vuoi fare un altro mestiere? Vuoi fare il contadino? L'elettricista? Non posso. Non puoi? Gli ho già detto di sì. A chi? Ah. Vedi, Albino, io con i preti non ci sono mai andato d'accordo. Perché? Perché loro stanno sempre dietro a quello che gli dice il Papa. Io sono socialista e credo che tutti devono essere liberi di pensarla a modo loro. Tutti? Tutti, sì. E allora perché io no? Però, se proprio vuoi diventare prete, devi ricordarti di stare sempre dalla parte dei poveri. Perché Gesù stava dalla parte dei poveri cristi. Appunto. Certo che ce n'è di roba. Eh sì, quanti libri. Che sei il peso della cultura. La polvere della cultura. Ragazzi, arrivano i russi. Ecco qua. Chekhov, Tolstoi, Dostoevsky. Questi sono gli ultimi? Sì. Io non ce la faccio più, Don Albino. Ragazzi, è facile o difficile tirare un carretto? Facile? Facile. Se la strada è buona. Ma se la strada è piena di sassi e sul carretto ci sono 3 quintali di patate, allora com'è? Facile o difficile? Molto difficile. Ma dove vuoi arrivare? Quel carretto è la legge di Dio. A volte non è facile servirla, inciampiamo nelle nostre debolezze, allora il carretto si ferma, anzi delle volte va anche indietro. Ecco, quello è il momento di pregare, perché è in quel momento che il Signore scende a darci una mano. Bravo. Monsignor Muccin, ragazzi, il rettore del seminario dove ho studiato. Ho chiesto a Monsignor Muccin di aiutarmi con il vescovo. Aiutarla? Sì, ormai per me è tempo di ritirarmi. Vorrei che fossi tu a prendere il mio posto da parroco. Io? Beh, mi sembra che ci sappia fare. Quando predica fa troppe citazioni, io glielo dico sempre. Bisogna ricordarsi dell'ultima vecchietta, che non capisce nulla. Ah, ma Monsignore per il resto è... Allora, come si trova qui a Canale, nella parrocchia? Beh, è il posto dove ho sempre sognato di restare. Bene, bene. Dopodomani passi a trovarmi in seminario. Nella sua pratica c'è qualche irregolarità. Irregolarità? Luigi! Albino! Come mai qui? Ma sta giù al seminario. No, pare che nella mia pratica ci siano irregolarità. Cos'è? Vuoi vedere che non sei più prete? Te lo immagini. Cosa faresti tu se non fossi prete? Non ci ho mai pensato. Pensaci qualche volta. Ho sognato che il seminario perdeva tutti i miei documenti e che dovevo ricominciare dal primo anno. Si segga, prego. Grazie. Non è che è successo davvero, no? Allora, Luciani Albino, classe 1912, sezione B, diplomato con il massimo dei voti. Ma manca la sua firma di iscrizione alla Pontificia Università Gregoriana. No, ma io non mi sono mai iscritto. Appunto, è il momento di farlo. Purtroppo non ho tempo, c'è molto lavoro da fare giù in parrocchia. Ha ragione, le toccherà lasciare la parrocchia. Non posso. Ma sì che può. Da domani viene a lavorare qui con me, sarà vice direttore. No, non è possibile, ma perché? L'ho vista come ha sistemato la chiesa di Canale e come parlava con i ragazzi. Mi serve un buon organizzatore. Guardi, io vorrei continuare a fare il parroco. Il vescovo ne è già stato informato. Ma questa non è un'offerta, è una decisione già presa dal vescovo. Parlare in corridoio, giocare in cortile, leggere libri o giornali non autorizzati e trattenersi in aula dopo le lezioni. E ci vorrebbero tutti santi.
Professore, sì? Io voglio digiunare per rivivere la sofferenza di nostro Signore. Ragazzo mio, ma nostro Signore non vuole mai la nostra sofferenza. Lui ci vorrebbe sempre felici. A lui in questi tempi difficili fa molto più piacere che ci sosteniamo, magari mangiando anche quello che non ci piace. A te cos'è che non piace, Guglielmo? Il baccalà. Monsignore? È stata una sua iniziativa? Sì. Non le sembra di esagerare? Questo nostro istituto deve il suo prestigio al rispetto rigoroso della disciplina. Pensavo che qualche cosa potesse essere superata. La superbia è una volpe che finge di dormire e balza poi d'un lampo nel pollaio. Ma io gli ho già fatto 100 volte il funerale alla mia superbia. E 101 quella risorge. Che fa, lo toglie? Credevo... C'è spazio per entrambi, no? Ottime citazioni, buona bibliografia, però... Però? Però manca il sentimento. La ragione deve cercare sempre l'amore, altrimenti resta arida. Grazie, professore. Luigi. A volte invidio la tua fede, così vicina alla tua ragione. Per me sono la stessa cosa. Ti devo parlare. Milioni di soldati morti, donne massacrate, bambini lasciati soli. Perché? Hitler e Mussolini sono due pazzi. Questo lo sapevamo anche prima e noi siamo rimasti a guardare. Che cosa avremmo potuto fare, Luigi? Il mondo sta precipitando, Albino. Noi non possiamo far finta di non vedere. Dobbiamo pregare. Pregare non basta. Sulla croce Cristo ci ha insegnato a non aver paura. Io non ho paura, ho solo tanti dubbi. Dov'è Dio se permette tutto questo? Ma Dio non vuole il dolore dell'uomo. Siamo noi che ce lo procuriamo. Ma non farmi la predica, Albino. Dov'è Dio in questo inferno? Dove abbonda il peccato, sovrabbonda la grazia. Dov'è Dio? Dov'è l'uomo? Albino, io ho deciso. Smetto di fare il prete. Quest'abito non mi appartiene più. Cosa dici, Luigi? Ho scambiato il bisogno di essere utile agli altri per vocazione. E domandati se anche tu non hai fatto lo stesso. No. E allora continua a pregare anche per me, se ci riesci. Luigi. La guerra è il male assoluto. L'uomo torna a essere una bestia assassina. La guerra è la negazione di Cristo. Berto? Berto? Albino? Dove sono la mamma e l'Antonia? Sono sfollate, sono andate a Venezia dai Corradi. Tu sei in licenza? Sono fuggito. Hai lasciato il fronte? Ho capito per chi devo combattere. Vado nei boschi, coi partigiani. Scelta difficile. I tedeschi non perdonano. Ma questo è il mio dovere. Forse tu non sei d'accordo. Non sono d'accordo con la guerra, con il sangue versato. Prega per me, fratello mio. Perché a tutti venga risparmiata tanta sofferenza.
forza, muovetevi! Andate anche voi, vi compro io! Andate! No, noi rimaniamo con te. Arrettetevi! Ecco qua, signore. Per lei lo chef ha preparato stracotto al cognac, un purè di zucca e salsa d'uovo. Dunque, invece per lei c'è una cosa buonissima, ecco qua, sella d'agnello farcita, un contorno di asparagi e panna. Don Luciani, il vescovo Bortignolo. Eccellenza. I tedeschi hanno catturato dei partigiani sulla Pieve. Certo. Cos'hai? Potrebbe esserci mio fratello lassù. Siamo tutti fratelli adesso. Ho bisogno di aiuto. Non si tratta di fare gli eroi, ma cerco qualcuno che non abbia paura di morire. Pensavo a mio fratello e a tutti i giovani che rischiavano la vita. Sapevo che i ragazzi tenevano per me, ma era come se una voce mi guidasse. Bene. Preoccupati che li trattino bene quando sarà tutto finito, mi raccomando. I tedeschi devono rispettare il patto. Monsignore, siete proprio convinto? La mia piccola vita di fronte a quella di quattro padri di famiglia. Non c'è neppure da pensarci. Concedimi il conforto della confessione. Alles gut? Jawohl. Vescovo Bottignon, lo scambio fra lei e i prigionieri non è possibile. Perché? È già deciso. Voi preti volete diventare tutti santi, ma il nostro nemico sono loro. C'era un patto coi suoi ufficiali. Rispettatelo. Esci, sono vorbereiten! Fermo! Verai! Ego te absolva peccatis tuis in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Omnipotens Deus perducat te ad vitam aeternam. Amen. Amen. Ego te absolva peccatis tuis in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Omnipotens Deus perducat te ad vitam aeternam. Amen. Ego te absolva peccatis tuis in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Omnipotens Deus perducat te ad vitam aeternam. Amen. Vescovo Bortignon, è merito suo se ho capito che servire il prossimo significa donare se stessi fino in fondo, senza riserve. È nostro dovere obbedire sempre alla legge di Dio. E qui, due seminaristi hanno sentito delle voci. Eccolo! Fatti vedere! È inutile che ti nascondi! Vieni fuori, non aver paura! Allora sei tu il topolino che rosicchia il formaggio? Siamo ebrei. Vogliamo solo raggiungere la Svizzera. Andremo via domani stesso. Non ci denunci. La prego. Se scoprono che nascondiamo degli ebrei, chiudono il seminario e ci fucilano. Bisogna consegnarli subito alle autorità. Mi occuperò io personalmente.
Salam! Chi di voi conosce la musica? Un poco. Ecco, spieghi agli altri cosa devono fare. Io spieghi lei, perché un prete cattolico fa tutto questo per noi ebrei. Gesù, Giuseppe e Maria erano ebrei. Una famiglia ebrea che fuggiva, come fuggite voi. Ecco, sono più le cose che ci uniscono che quelle che ci dividono. Questa è la chiesa. Chi c'è dentro? Non saprei, non è l'ora di celebrare. Che cos'è questo? Stiamo celebrando l'ingresso di un nuovo agnello nel gregge del Signore. Lei aveva detto che non è ora di celebrazioni. Beh, in effetti non era previsto. Se volete potete unirvi a noi. Sentito che Ravenna è stata liberata. Presto tutta l'Italia sarà libera. Si dice che il CNL sia pronto a dare l'ordine per l'insurrezione generale. Forza. Fatti coraggio. Dai, che il Signore ti aiuta. Come va qui? È davvero così grave? Non mi sembra. Morirai presto, vero? Non è per lui. Mio marito, i partigiani lo vogliono fucilare, lui e quell'altro che hanno preso. Fucilare? Li vogliono ammazzare perché sono fascisti. Dove stanno? Non ci penso nemmeno. Attento, prete! Era con Monsignor Bortignolo la sera che hanno fucilato i vostri compagni. Ho imparato a non aver paura. Professor Mazzola, l'insegnante di greco al liceo. È pericoloso girare per i boschi vestito di nero. Non basta tutto il sangue che è già stato versato. È appena arrivata la staffetta dal comitato provinciale, hanno confermato l'ordine. Non li fucilate. Questi sono due criminali. Quali sono le loro colpe? Collaborazione col fascio. Con la polizia tedesca. Che vorreste addossare a questi due disgraziati tutte le responsabilità del regime? Si sbaglia, padre, si sbaglia. Se siamo ridotti così, è per colpa di tanti come loro che hanno tradito la loro gente. Non meritano nessuna pietà. Se ne vada, per favore, se ne vada. Professore, lei non ha un figlio al fronte. Se loro non meritano pietà, gliela chiedo a nome di tutti quei figli che questa sera non potranno rivedere i loro padri. Vada via, vada via. Pietà, professore, pietà. Vada. In nome di Dio! Vada via! Non mi fate cambiare idea, sparite! Sparite!
Signore, senza di te non sarei nulla. Meno di nulla. Famiglia malattie polmonari? Oh, che io sappia, no. Prego, può rivestirsi. Grazie. Le analisi saranno pronte lunedì, ma una cosa posso dirgliela subito. I sintomi sono preoccupanti. Oh, preoccupanti quanto? Deve prendersi un periodo di riposo, padre. Potrebbe trattarsi di qualcosa di molto serio. Quella malattia era come una domanda che non mi dava respiro. Non conoscevo la risposta, ma mi costringeva a ripensare il senso di tutta la mia vita. Forse il Signore voleva dirmi qualcosa e io non riuscivo a capire. Avanti. Con permesso, eccellenza. Le mie congratulazioni. Se c'era uno che meritasse di diventare vescovo, era lei. No, no, eccellenza, detto da te mi fa un po' ridere. Devo parlare. Eccellenza, ho bisogno di aiuto. Dimmi. È da tempo che mi interrogo sulla mia vocazione. Penso quasi sempre a questo, per dire la verità. E che cosa hai capito? Io vorrei tornare in parrocchia, ma sento che non è questo che il Signore mi chiede. E che cosa ti chiede? Non lo so, non lo capisco ancora. Vedi, Albino, Monsignor Bordignone è stato un grande vescovo qui a Bellone, lo sarà sicuramente anche a Padova. Io sono onorato di aver preso il suo posto, però vedi, ogni giorno mille problemi da risolvere, decisioni da prendere, persone che aspettano risposte. Troppo per un uomo solo come me. Sono io che ti chiedo aiuto. Ho bisogno che tu venga a lavorare qui con me. Che cosa fai? Come l'altra volta? Mi dici sì per obbedienza? Accetto, nell'attesa di sapere perché il Signore mi ha chiesto di diventare un prete. Di più per la chiesa, seguire le pratiche della diocesi, il trasferimento dei preti, le relazioni per la conferenza episcopale, l'amministrazione dei sacramenti. So che volevi fare altro. È il Signore che decide, io devo solo accettare. Tutti abbiamo qualcosa da accettare. Te la ricordi la preghiera della morte? Buona. Recitala con me. Non adesso. Ti supplico. Ti... di farmi accettare la morte.
di farmi accettare la morte con cui mi colpirai. Questi sono della massima urgenza. Li metto qui. Eccellenza, dottor Martini. Perché non mi ha detto niente? Di cosa? Perché non ha ritirato le analisi? Oh, non ho più niente. Albino, tu devi smettere subito di lavorare. Hai bisogno di curarti. Ma è tutto passato, ce la posso fare benissimo. Forse non ha capito di cosa stiamo parlando. Tubercolosi polmonare. Scende? Ah, non sono ancora arrivato. Si fa prima di qua per il sanatorio. Come fa a sapere che sono diretto là? Vado anch'io là. Con quella faccia lì si vede subito dove è diretto. Scende. Io prego continuamente di ricevere una luce. Non capisco perché mi sono ammalato. Quali risposte ti sei dato? Non lo so, è tutto così confuso dentro di me. Mi chiedo, magari c'è un segno in tutto questo. Abbiamo messo la nostra vita nelle mani di Dio. Lasciamoci portare. Già, ma dove? Eccolo. Scusami, eh. Prego. Albino? Luigi! Che ci fai qui? Ho finalmente trovato l'abito che fa per me. Una gioia infinita rivederti. Come stai, amico mio? Io bene. C'è tu che mi preoccupi. Mi hanno dato la tua cartella clinica. Non ho fatto in tempo a rallegrarmi per la sorpresa. Sì, lo so. C'è qualcosa che non mi convince, Albino. Vorrei ripetere tutti gli esami, va bene? È tardi, la malattia è già molto avanti. Questo lo lascio dire a noi medici. Ti volevo presentare... Sì? Padre Mariano, era lì. Chi? Padre Mariano mi ha detto che lavora qui. Albino, non conosco nessuno padre Mariano. Adesso andiamo a riposarci e poi parliamo di questa analisi da fare, eh? Vieni, ti accompagno. Andiamo. Mi diceva che ha due figliole, vanno all'università? Sì, una 18, l'altra 19. Rossini, quando sono pronte le radiografie? Come piace a lei, prima di subito. Bene. E adesso il prelievo del sangue, su. Dai. Non si finisce mai qua. Siamo presto. Poiché hai detto, mio rifugio è il Signore, non ti accadrà alcun male.
né flagello si accosterà alla tua tenda. Si localizza nelle zone vicino al Lilo. Si manifesta con addensamenti infiammatori e una reazione dei linfonodi del mediastino. Mi sembra che colpisca solo il lobo inferiore di destra, no? In effetti non ci sono caverne. Sembrano opacità confluenti. Il quadro è chiaro. Dov'è andato? Eccolo, è là. Albino, cosa ci fai qui? Rientri subito in camera. Albino, la tua malattia non è tubercolosi. È una rara forma di polmonite e dalla polmonite si guarisce. Si cura con gli antibiotici. A meno che non te ne vai in giro così, col freddo. Dai. Le analisi che avevo fatto? Ci sarà stato un errore, uno scambio di referti. Succede, sai. In un paio di settimane tornerà a casa. Hai sentito? Dai. Quella strana malattia non è arrivata per caso. Ho capito molte cose da allora. Da allora ho cominciato a lasciarmi guidare dalla vita, senza più puntare i piedi. Abbandonarci ai suoi disegni è l'unica cosa che ci rende veramente esseri liberi. La mia malattia è stata un segno, sorella. Non ho mai creduto a un errore dei medici. Questa è una cosa che non si riesce a spiegare. Una specie di miracolo. Io lascerei stare i miracoli. A volte il Signore per fare i miracoli ha bisogno degli uomini. Io sono certo che se lui sapesse perché sono qui, mi toglierebbe il saluto. Grazie, sorella. Non ha mai cercato il potere, ma è sempre stato cercato per la sua bravura. Lei mi chiede l'impossibile, eccellenza. Ma Albino Luciani ha un curriculum di prim'ordine. Non si tratta della sua preparazione, né del suo zelo pastorale. Ciò che lo rende inadeguato è il suo stato di salute. Ma io l'ho visto lavorare per 15 ore di seguito senza mai lamentarsi. Ma ci risulta che abbia passato un lungo periodo in sanatorio. Veramente si è trattato soltanto di una polmonite. E poi quella vocetta, così flebile. È un uomo brillante, eminenza. No, 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 non insista, la prego. Luciani non possiede i requisiti indispensabili per fare il vescovo. Sai che non ci sta più niente lì, metti quello, poi chiudiamo, aperte sopra. Ci sono ancora? Attenzione, funziona la corda, Bene. Ma quello non è il patriarca di Venezia? Cardinale Roncalli. Oh no, lasci stare, la prego. Vedo che state facendo un buon lavoro. Sì, è per l'orfanotrofio. C'è bisogno di tutto. Sono poche briciole, ma servono anche quelle. Vorrei incontrare il vescovo. Ah, purtroppo Monsignor Muccini è a Roma. Io sono il suo vice, posso fare qualcosa? Il prossimo mese ci sarà il congresso eucaristico. Volevo conoscere la diocesi un po' più da vicino. Se vuole, posso accompagnarla io. Lei farebbe questo per me? Volentieri. Perdoni, Eminenza. Non si preoccupi, sono abituato a ben altri scossoni.
Prego. Venga, Venezia. Ed, oltre agli orfani, l'istituto accoglie anche i figli delle operaie della zona. Meglio qui che per la strada, ci siamo detti. Ma come fate a mantenerli tutti? Beh, dalla diocesi inviamo le offerte delle parrocchie e i vestiti. E per il resto siamo nelle mani della provvidenza. Albino, mi insegni a fare il valore delle scarpe? Più tardi, Paolina. Adesso vai a giocare, vai. Don Albino, ma quali sono i problemi più urgenti? Beh, la povertà, Eminenza. C'è poco lavoro, gli uomini sono costretti a emigrare e abbiamo tante famiglie che ci chiedono aiuto. E certo, la separazione forzata è una questione seria. Sì, la più seria, sì. E noi facciamo il possibile per cercare di mantenere il contatto con quelli che stanno lontano. Scriviamo lettere, li facciamo tornare per le festività. Sento un calore speciale nelle sue parole. Mio padre lavorava in Svizzera, è stato lontano da casa per tanto tempo. Paolino, adesso vedi che ho da fare, lo facciamo più tardi, dai, facciamo dopo, eh? Ehi, sono bravo. Ma vieni qui. Cioè, come ti chiami, vabbè, dai, tu, eh? Come ti chiami? Allora, Alessandro? Allora. E allora ti aiuto, allora. Io qua. Ecco qui. Che io gli ho dato il secchiello a lui. E gli hai dato a lui il secchiello? Diamogli il secchiello. Ecco qui. Uno a te, uno a te. Certo, anche a te. Dovrei farle più spesso queste visite a sorpresa. Se l'avessimo saputo, avremmo organizzato un'accoglienza più adeguata. Di quelle dove tutto è perfetto, per carità. Grazie a lei oggi ho potuto toccare con mano i veri problemi della diocesi. Era il minimo, Eminenza. Senta un po', che cosa avrebbe fatto oggi se non le fossi capitato addosso? Beh, sarei stato lì chiuso in ufficio con le mie pratiche, un sacco di scartoffie sulla scrivania. E adesso, a quest'ora, che avrebbe fatto? Avrei detto messa nella chiesetta giù in fondo alla valle. Ci vengono solo tre vecchiette, ma ogni casa del Signore va fatta a vivere, no? Bene. E allora andiamo, no? Certo. Le toccherà accontentarsi di me come chierichetto. È un po' cresciuto, ma accetto volentieri. Purtroppo non saremo in tantissimi, sa? Il Signore ascolta tutti quelli che pregano, non guarda i numeri. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Sai, c'è stato un annuncio. Meglio dall'altra parte. Ecco, tra poco. No, tra poco dovrebbe aprirsi. Ed ecco che si apre. Si apre la tenda della loggia della Basilica di San Pietro. Sembra che sia la volta buona. Ce n'hanno messo di tempo, era ora. Sì, buono, così. Fermo. Ora il Cardinal Canali farà conoscere al mondo il nome del nuovo pontefice. E chi è secondo voi? Tutti gli occhi sono fissi al balcone della sala delle benedizioni. Annunzio vobis gaudium magnum, habemus papam. Il 262esimo vicario di Cristo è Angelo Roncalli, che ha scelto il nome di Giovanni XXIII. Patriarca. Papa Giovanni. Lo sapevo, lo sapevo.
sapevo, Albino, ti è toccata la stessa fortuna della mamma, conoscere il Papa. Dopo Papa Sarto è la seconda volta in questo secolo che un patriarca di Venezia sale al soglio di pietra. Cosa può chiedere di più alla provvidenza la nostra famiglia? Chissà quante volte ce lo racconterai adesso, eh? Come la mamma. C'è da nominare il vescovo di Vittorio Veneto. Hai in mente qualcuno? Beh, sì, ce l'avrei, ma qui in Curia me l'hanno sempre bocciato. E chi sarebbe? Luciani. Luciani? Don Albino Luciani, certo, come no. E perché non lo vogliono? Voce troppo flebile, salute cagionevole. Beh, oggigiorno per la voce basta un microfono. Quanto alla salute, vuol dire che morirà vescovo. Santità. Don Albino, su, su, su. Vorrei fare quattro chiacchiere prima di nominarti personalmente vescovo di Vittorio Veneto. So che hai insegnato teologia, ma la scuola è una cosa ed essere pastore è un'altra. Cerca di parlare nel modo più semplice e chiaro e soprattutto umiltà. Lei ha ragione, ma io vorrei che mi esonerasse dal diventare vescovo. Non prego, mi ordini di tornare in parrocchia, tra la mia gente. Non puoi rifiutare. Vuoi dire di no al Signore? Perché proprio io? Ce ne sono tanti più meritevoli di me. Non c'è risposta a questa domanda. La scelta Albino è un mistero, un dono gratuito. Dio sceglie chi vuole, Albino, e dove vuole. Ci sarebbe questo. Questa è la prima volta. O questo. Forse per lei è più indicato quest'altro. Uno stemma. Mi sembra una cosa da medioevo. Non si potrebbe evitare. Assolutamente no. Ci vuole anche un motto. Dopo l'imprevista visita di Papa Giovanni XXIII all'ospedale Bambin Gesù, oggi il Santo Padre ha portato il suo conforto anche ai detenuti di Regina Coeli. Umile come un fanciullo, ma forte come la roccia. La grazia di Dio illumina il nostro Papa. È davvero un uomo straordinario. Eppure, vista l'età, lo chiamano un Papa di transizione. Che duri un giorno o 100 anni, Papa Giovanni resterà sempre nel cuore delle persone. Tutti attendono le parole di Papa Giovanni. Gli applausi, le invocazioni, sono tante, continue. Mi scusi, Eccellenza, il tipografo aspetta. Ha pensato al motto? Umiltà, sì. Scrivo umiltà. Humilitas, allora. Sì, va bene così. È stato un buon pastore per il suo povero Cricce. Lo spero, sorella. Lo spero tanto. Che significa per lei essere un buon pastore? Capire. Capire quello di cui ha bisogno la gente. Altra insalata, altro pane. Ma che bravi questi bambini. Un pezzettino piccolo, Antonio, sai. Su, su, che l'ho fatto io, eh. Grazie. Io la guardo sempre la televisione. Ma mica ci ho capito tanto, sai, cosa sarà questo concilio. Beh, pensate a questa casa, ecco. È sempre la stessa, ma cos'è che serve ogni tanto? Non lo so, una sistemata agli infissi, una mano di bianco, qualche lavoretto per metterla a posto, no? Ma perché la chiesa è diventata vecchia? No, solo che dopo secoli bisogna vedere che cosa è cambiato. Ma Gesù è ancora quello del Vangelo, sì? Certo, Antonio. Quello che unisce Cristo e la Chiesa non cambierà mai. Le verità fondamentali, quelle che ci hanno insegnato da piccoli, saranno sempre le stesse. E allora cos'è che cambia? Beh, tutto quello che gli uomini hanno tolto o aggiunto.
le incrostazioni sui muri, per capirci. Che schifo! Cosa c'è, Berto? Niente. Ti conosco, non mentirmi. Papà, ci serve un pallone nuovo, questo non è più buono. No, Giovannino, non si può, lo sai. Bisogna avere un po' di pazienza, eh? Aspetta che te lo sistemo io, ecco. Ecco fatto, vai. Vai a giocare. Ogni volta che gli dico di no, mi si stringe il cuore. Allora è questo che ti brucia, eh? Non solo a me. Dove lavoro sono in tanti ad avere gli stessi guai. Troppi figli e pochi soldi. Ma di questo ne parlate a Roma? Ci stanno a cuore tutti i problemi che riguardano le famiglie. Io, tu lo sai, ho sempre cercato di comportarmi da buon cattolico, senza mai rinunciare all'amore con mia moglie. E guarda cos'è successo. 10 figli e neanche i soldi per comprargli un pallone. Forse a Roma ci dovremmo andare noi a dirgli come stanno le cose. Tu sarai a Roma, Berto. Perché io sarò a Roma a parlare per voi. Vieni a giocare. Qui, questa sera, tutto il mondo è rappresentato. Si direbbe che persino la luna stasera si è affrettata a guardare a questo spettacolo, che neppure la Basilica di San Pietro, che ha 4 secoli di storia, non ha mai potuto contemplare. Tornando a casa, troverete i bambini. Date una carezza ai vostri bambini e dite: questa è la carezza del Papa. Troverete qualche lacrima da asciugare. Dite una parola buona. Il Papa è con noi, soprattutto nei momenti della tristezza e dell'amarezza. Patriarca. Controllo delle nascite. E che dirti? Argomento audace, anche troppo audace. La famiglia si difende soprattutto mettendo in condizione i genitori di crescere bene i figli che già hanno. Chiedo solo di capire, Eminenza. Sta scritto: semplici come colombe, ma astuti come serpenti. Mi raccomando, muoviti con cautela. Grazie. Mio marito ha paura a mettere al mondo altri figli. Anch'io la penso come lui. Cosa gli diamo da mangiare? Vieni qui, Lucio! Da quando è nato lui non mi sfiora neanche più con lo sguardo. Se ci fosse il divorzio, mio marito se ne sarebbe già andato, eccellenza. Che cosa vuole che le dica? È inutile girarci intorno. La carne è debole. Che cosa dobbiamo fare? Te lo dico io quello che fanno tutti. Andare a cercare per la strada. Ma voi preti ce la date una risposta? O dobbiamo rinunciare ai sacramenti? Ecco. Queste sono le ultime ricerche sui sistemi per il controllo delle nascite. Insomma, bisogna fare presto. Sono metodi sicuri o ci sono rischi per chi li usa? Nessuna controindicazione. Pensi, in America sono già molto diffusi fra i non cattolici. Che succede? Infermiera, ma che succede? È una tragedia! Papa Giovanni XXIII si è spento questa notte. La sua scomparsa lascia un grande vuoto nel cuore di ognuno, cristiano e non cristiano. È stato un uomo che ha cambiato profondamente l'immagine della Chiesa, suscitando speranze e un consenso popolare senza precedenti nella storia della Chiesa. Tutti piangono un padre buono e affettuoso.
A Papa Giovanni sarà riconosciuta dalla storia l'ispirazione del Concilio Vaticano II e la forza per avviarlo fra mille difficoltà. Ma per tutti e per sempre rimarrà il Papa buono, il Papa dei bambini, il Papa dei carcerati, dei sofferenti. In genere le relazioni che ricevo sono piene di sottigliezze giuridiche, di citazioni teologiche. Rare volte mi è capitato di leggere un documento come questo, così carico di amore per la gente. Grazie, mi sarà preziosissimo. Il tema, capite, è molto delicato. Le posizioni sono tante e discordi tra loro. Qualsiasi decisione io prenda comporterà dei contraccolpi profondi nelle anime delle persone. Tutti pensano che il Papa sia un sovrano assoluto. Ma credetemi, il Papa è un uomo fragile. Solo. Terribilmente solo. Specie in momenti così. Noi le saremo vicini con la nostra preghiera ogni giorno, Padre Santo. Ho nominato una commissione di teologi, medici e prelati. Ascolterò il loro parere. La commissione è riunita fin da stamattina. Ma si sa nulla? No, io il risultato non lo conosco. Ma per quanto vale la mia esperienza, sarà negativo. Comunque voi aspettate qua, eh? Cardinale Rabenelli. 64 contro 4. La commissione ha approvato il documento sul controllo delle nascite. Sì. Certo, qualcuno non l'ha presa bene, ma devono capire, ormai... Anche qui i tempi stanno cambiando. E adesso? E adesso manca semplicemente l'approvazione del Santo Padre. A proposito, so che ha molto apprezzato la vostra relazione. Bene, bene. Il Santo Padre ha presentato oggi l'enciclica Umane Vite. Nel documento Paolo VI fissa una serie di criteri per tutelare l'integrità delle famiglie cattoliche. A differenza di quanto emerso nei lavori della commissione consultiva, nessuna apertura del Papa all'uso della pillola anticoncezionale per le coppie. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria. Per tutti i secoli dei secoli. Padre, è il Cagapio. Ho guardato una donna con desiderio l'altro giorno, ma non era la mia moglie. È un peccato grave. Padre, mi ha capito? Sì.
Sì, Giuseppe, ma quando è che mi racconti i peccati veri? Perché questi non lo sono? Ma sì, certo, ma io voglio sapere di tutte quelle volte che hai parlato male del tuo prossimo, o di quando hai rifiutato il tuo aiuto a qualcuno che te lo chiedeva, o di quando per pigrizia hai pensato solo al tuo guadagno. Ecco, sono queste le cose che più fanno soffrire il Signore. Vedi, Berto, il concilio non è soltanto una messa in italiano o il sacerdote rivolto verso l'assemblea, è molto di più. Il concilio ha cercato di raccogliere tante diverse spinte per rinnovare la Chiesa. E l'enciclica del Papa, L'umane vite, ti pare un rinnovamento? L'hai letta? Sull'Osservatore Romano. Non ci ho capito molto, ma una cosa mi è chiara. Abbiamo perso. No, non abbiamo perso. Il Papa ha riconosciuto piena dignità ai metodi naturali per il controllo delle nascite. E la pillola? E tutti gli altri? Lo so, Berto, ci aspettavamo tutti un esito diverso. Ma con quell'enciclica il Papa difende la dottrina che ha ricevuto dalla tradizione. È il suo compito. Non sono davvero all'altezza del mio compito? Certe volte credo di no. Nessuno è chiamato da Dio perché sia bravo. Diventiamo bravi perché Dio ci ha chiamati. La riconosce? La croce che mi diede Papa Giovanni, com'è arrivata qui? Niente nella sua vita è accaduto per caso. È una zona industriale, piena di tensione. Per Venezia ci vuole un patriarca che abbia le doti della fermezza, della misura, della lealtà. Che sia in grado di affrontare le sfide di questi nostri tempi difficili. Penso che ci sarebbero almeno tre nomi del massimo valore. Io ne ho in mente solo uno, il suo, caro Luciani. No, santità, io ripeto a lei quello che dissi anni fa a Papa Giovanni quando mi propose a vescovo. Non mi dia questa croce. E cosa le rispose il Santo Padre? La scelta è un mistero. Dio sceglie chi vuole e dove vuole. Non aggiungerei una sola parola. Questo Luciani che hanno messo come patriarca? Oh, un prete qualsiasi. Con tutto rispetto, voi preti siete fermi a 2000 anni fa. Oggi l'unico modo per cambiare le cose è la rivoluzione. Sai che significa? Dare voce a tutti quelli che sono sfruttati. E i morti? Quelli non hanno voce. Bisogna metterli nel conto. Ma sente quello che dice. Lei che pensa? Cambiare è un impegno grosso. Ma la vera rivoluzione non si fa contro qualcuno. E soprattutto non con le armi. Allora lo dica lei come si fa. Dentro di sé, cambiando il nostro modo di pensare, un po' alla volta, giorno per giorno, dando noi per primi l'esempio. Dai l'esempio tu per primo. Allora adesso non lo fai più il gradasso? E questa dove l'ha sentita? Da un rivoluzionario vero. Mao. Lenin, allora. Gesù Cristo. Ci vorrebbe un patriarca come lei a Venezia. Sono sempre in tanti, arrivano tutte le ore, come portati dalla corrente. Infatti, da quando c'è Luciani, questo posto è diventato come un porto di mare.
vero. Eminenza, il nostro istituto è nelle sue mani. Che c'è adesso? Commissario Parise, finalmente ci incontriamo. Mi conosce? Sono il pastore di questa comunità. Prego. Proprio di questo sono venuto a parlarle, Eminenza. Il suo stile così semplice, spontaneo, non si può che apprezzare per le intenzioni evangeliche. Ognuno... Saltiamo le premesse, vuole? Bene, gliela metto così. Prego, come? Prima era tutto più chiaro, Eminenza. I valori erano saldi, riconoscibili. Ma adesso non più. Adesso il clima è cambiato. Ci sono minacce ovunque. È tutto così torbido. Oh, hai qualche idea su che cosa possiamo fare? Il suo abito, per esempio. Lei gira per Venezia vestito sempre come un semplice prete. Mi crede, la gente è disorientata. È venuto qui per parlarmi del mio abito? Lei non immagina quanta gente che conta ha smesso di seguire le funzioni in basilica dopo la sua predica sul capitalismo. Che cosa vuole dirmi, commissario? Eminenza, le parlo d'amico. Non vada a Marghera. Vi lasci stare gli operai in sciopero. Lei non capisce. Il mio mandato è questo. È lei che non capisce. Vi hanno dichiarato guerra. Cloro al clero. Seguire le Brigate Rosse significa rinunciare ai nostri ideali. E io sono stanco di farmi prendere in giro! E voi? Servi del padrone! Servi del padrone! Lotta dura, senza paura! Lotta dura, senza paura! No. Da qui non si passa. Non sono venuto per ostacolarvi, voglio solo ascoltare. Ah, siamo in assemblea, nessuno è autorizzato a entrare. Disposizioni del comitato di lotta. Perfetto, siamo sulla stessa barca allora. Anch'io delle disposizioni da seguire. E di chi? Il Papa? Non vorrete mica che si arrabbi con me? Se ne vada, per favore, patriarca. Non ci penso nemmeno. I preti pensino a pregare, ai nostri interessi ci pensiamo noi operai. Compagni, non dobbiamo arrenderci, dobbiamo combattere! È venuto a sporcarsi le mani con noi? Compagni! Continua pure. Sentirti parlare mi ricorda mio padre. Era un operaio come voi, ha lavorato per anni negli altoforni. Gli ho promesso che sarei sempre stato dalla parte di chi è in difficoltà. Che cosa è venuto a fare? Noi ce la caviamo benissimo anche senza di lei. Lo so, ma voglio solo capire, parlare un po' con voi. Parlare? Ha visto? Voi preti siete solo bravi a parlare, ma con le chiacchiere non ci campiamo i figli. La porta del patriarcato è sempre aperta. Mi dispiace, ma io non mi fido dei preti. Per il momento li abbiamo sistemati qui. Ecco, guardi. Guardi in che condizioni è la loro camera. Vede là sopra? L'umidità aumenta ogni giorno. E i giovani disabili, ospiti del Don Orione, sono stati costretti a trasferire le loro brande nei pochi corridoi, diciamo, in condizioni ancora accettabili. Poveri figli. E anche il piano superiore è così, eh? Se non troviamo una soluzione al più presto, saremo costretti a chiudere. Ma com'è possibile? È così, da un giorno all'altro. La banca non ci ha dato più una lira e ci ha chiesto di rientrare del prestito. Vabbè, in qualche modo ne usciremo, ma ho bisogno di un aiuto per tenere dietro tutto questo. Sto cercando un assistente.
Quando cominciamo? Domani stesso. Ecco, vedi, come le dicevo, le garanzie del Don Orione non sono sufficienti a coprire il prestito. Ma come? Ma sono anni che i parroci finanziano le loro attività con i prestiti agevolati di questa banca. Prima. Adesso le cose sono cambiate. Il tempo passa e passa anche per le banche. Le condizioni ora sono diverse. Le condizioni sono queste. Non sono tassi da capogiro, ma non avete mai chiesto così tanti interessi. La banca ha precisi obblighi verso i suoi azionisti. Eh no, l'azionista di maggioranza è la Santa Sede. Ha fondato questo istituto per aiutare i poveri, non per lucrare. Certo, eccellenza, ma adesso il proprietario non è più la Santa Sede. Let me know. About the stock? No, I wouldn't sell right now. It will go up. Don't worry. Bye. Monsignor Marcinkus, scusi. Grazie, so chi è. Monsignor Marcinkus. Prego, si accomodi. Grazie. Non posso nascondere le mie perplessità, monsignore. Non so davvero di cosa parli, Eminenza. Mi spieghi com'è possibile? Com'è possibile? È una decisione di competenza esclusiva della Tesoreria Vaticana. Ma come? Vendete la Banca Cattolica del Veneto al Banco Ambrosiano di Calvi e non dite niente al Patriarca di Venezia? Non sarei tenuto a dare nessuna informazione. Ma dato che ha fatto un lungo viaggio, posso dirle che l'iniziativa fa parte di un ampio programma per finanziare le missioni nel mondo. Bene, con quei soldi aiutate anche noi allora. Mi rincresce, ma non è possibile. E il motivo? I soldi sono già stati reinvestiti. E ora, se ha la bontà di scusarmi, avrei da fare. In fondo è a Roma. Ne approfitti. Avrà un mucchio di cose da vedere. Il mio segretario sarà lieto di aiutarla. Grazie, monsignore. Mi ha già aiutato abbastanza. Mario, che cosa ci fai qui? Voi preti siete tutti uguali. Questo sfratto me lo manda Don Polloni. E ora come faccio? Quando vi dovete incontrare? Adesso. Andiamo. Stai tranquillo, sistemiamo tutto, vedrai. Andiamo. Gli affitti in città sono alle stelle, Eminenza. L'aumento che ho proposto è anche fin troppo contenuto. Se non può permetterselo, mi spiace, ma se ne deve andare. Ma come fai a mettere in mezzo a una strada una famiglia che già fa tanta fatica a campare? Non è un problema mio. È possibile che non capisci? O è lei che non capisce? Siamo nella casa del Signore. Certo, siamo nella casa del Signore. Allora le dico fino in fondo quello che penso. Lei, Eminenza, ha già affondato il prestigio di San Marco con le sue, chiamiamole, aperture, con i suoi comportamenti dimessi, ma non permetterò che lei faccia la stessa cosa con il mio patrimonio personale. Non c'è da fidarsi.
Ci hanno insegnato ad amare il dio Trino, non il dio Quattrino. Andiamo, Mario. Ma, Eminenza. Andiamo. Mario, anche a me hanno sbattuto la porta in faccia tante volte. Che l'avevo detto che non c'era da fidarsi. Comunque, grazie lo stesso. Aspetta. Tieni. Serve più a te che a me. Era la croce di Papa Roncalli. Grazie. Da un mese non abbiamo nulla da mangiare per la messa dei poveri. I ragazzi del Don Orione rischiano che l'edificio li crolli addosso. Le ho tentate tutte, ma non c'è niente da fare. La banca è stata venduta all'Ambrosiano di Calvi. Ora è un'impresa che deve produrre reddito. E che dovremmo fare? Abbandonare i nostri parrocchiani? No, c'è un'altra soluzione. Mettetelo lì. Piano, mi raccomando. Che emozione. La macchina del patriarca. E adesso lei come farà a spostarsi? Oh, c'ho la mia vecchia automobile di quando ero su a Vittorio Veneto. Sbuffa un po', ma non tradisce. Grazie, Eminenza. Sono io che ringrazio lei. Ecco fatto. Non abbiamo più niente da vendere. Le cantine sono vuote. E le altre parrocchie? Alla fine anche gli altri parroci hanno seguito il suo invito. Hanno venduto tutto quello che non ha un valore artistico. A cominciare dall'ex voto. Bene, bene. E questa è l'ultima. Allora, ce la facciamo a salvare il Don Orione? No, Eminenza. Non sono ancora abbastanza. Ci vorrebbe un aiuto dall'alto. Ma sono in tanti che hanno bisogno, non solo noi. Succede solo quello che vuole il Signore. Già. Dai, proviamo con... rifacciamo un po' di conti. Mi prende la sciarpa? Sì. Ma non torneremo più? Don Lorenzi ci ha detto che lei ha fatto tutto quello che poteva per salvare casa nostra. Sì, ma non è bastato, purtroppo. Siamo pronti. Sì. Ha bisogno d'aiuto, Eminenza? Ah, sì, grazie. Antonio. Eminenza. Sì? Un signore, guardi cos'è arrivato. Cos'è? È un bonifico. Ed è molto di più della cifra che ci mancava. Restiamo qui. Non andiamo più via. Sì, Antonio. Restiamo a casa nostra. E grazie a questo, questa casa diventerà bellissima. Evviva! Ha visto chi lo manda al bonifico? Esposizione di Sua Santità Paolo VI. Grazie, Santo Padre, per tutto quello che ha fatto per noi. Non è me che dovete ringraziare. Santo Padre, ma... Santo Padre. Santo Padre, succederà presto, ma sarà breve. Breve come la vita di un seme. Ma è necessario che il seme muoia perché la pianta possa dare il frutto. No, no, faccio un bel brindisi, per quelle che parte. Questo lo mangi per me, eh? Bravo. Thank you.
Nostra madre, te lo ricordi cosa diceva? Quando? Quando ti vedeva così. Farai mica come Zamaran, che era triste oggi pensando a domani. È inutile darsi delle pene in anticipo, tanto poi i guai arrivano lo stesso. Ah, sì, hai ragione tu, Berto. Aveva ragione la mamma. Tu sei un cardinale, io un maestro di scuola, ma se c'è qualcosa che posso fare... Grazie, Berto. No, è che non posso non pensare a quello che mi ha detto Suor Lucia. Non puoi parlarne? Che se ne parlo, mi sembra che quelle cose diventino più vere. E tu non vuoi? La tua vita è nelle mani del Signore, Albino. Già, è un mistero la vita. Un mistero che da soli non possiamo illuminare. Pronto? No, il patriarca non c'è. È in visita al carcere femminile della Giudecca. Come? Quando? Ah, sì, sì, certo. Lo avviso immediatamente. Grazie. Patriarca, qui ognuno ha le sue colpe, ma tutte vogliamo essere libere dal male. Il mio posto è qui, fra voi che soffrite. Siamo tutti fratelli agli occhi di Dio, nelle nostre debolezze. Ma Cristo ci ama proprio per questo. Permesso? Permesso, scusate. Permesso, scusate. Eminenza, Eminenza. Sì? C'è una comunicazione urgente da Roma. È venuto a mancare il Santo Padre. Succederà presto. Il mondo della cristianità si stringe nel dolore per la morte di Paolo VI e attende con trepidazione il nuovo successore di Pietro. Negli occhi di tutti è ancora vivo il ricordo, appena 5 mesi fa, per il drammatico appello del Papa a favore della liberazione di Aldo Moro, lo statista democristiano rapito e poi ucciso dalle Brigate Rosse. Quel grido di clemenza resta uno dei momenti più forti del suo pontificato. Succederà presto. Dio mio, ti supplico, fa che il mio destino sia diverso.